Bene, buonasera a tutti. L'ordine del giorno reca le audizioni informali in videoconferenza nell'ambito dell'esame delle proposte di legge Camera 2160 Molinari e Camera 2307 Maggi in materia di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope nei casi di lieve entità. Audizione, dicevo, di Giuseppe Arbore, generale di brigata e capo del terzo reparto operazioni del Comando Generale della Guardia di Finanza. Le odierne audizioni saranno svolte consentendo la partecipazione da remoto in videoconferenza dei deputati, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 31 marzo scorso. A tal proposito ricordo che per i deputati partecipanti da remoto è necessario che essi risultino visibili alla Presidenza, soprattutto nel momento in cui essi svolgeranno il loro eventuale intervento, il quale ovviamente dovrà essere udibile. Richiamo quindi l'attenzione del nostro ospite su tale forma di pubblicità, che sarà disposta ove da parte sua non vi siano obiezioni. Generale, non ce ne sono. Penso non ce ne sono, quindi prendo atto, ringrazio e dispongo l'attivazione dell'impianto. Scusate un attimo solo, un piccolo problemino tecnico. Scusate, un piccolo. Dunque, pregherei il nostro ospite di contenere i propri interventi entro un arco temporale di 10-15 minuti per dar modo ai deputati di porre delle domande, alle quali seguirà l'eventuale replica da parte dell'audito che, qua lo speech mi dice, potrà inviare. In effetti la Guardia di Finanza ha già fatto pervenire un documento scritto alla segreteria della Commissione. Anche questa documentazione, sempre in assenza di obiezioni, sarà pubblicata sul sito internet della Camera dei Deputati e resa disponibile a questi ultimi attraverso l'applicazione Geocamera. Do a questo punto la parola a Giuseppe Arbore, generale di brigata e capo del terzo reparto operazioni del Comando Generale della Guardia di Finanza, che saluto e ringrazio per la sua presenza e la sua disponibilità. A lei la parola, generale. Grazie Presidente, buon pomeriggio a tutti. Porgo in primo luogo il saluto del Comandante Generale, Generale del Corpo d'Armato Giuseppe Zaffarana, a cui ovviamente unisco il mio, e un ringraziamento insomma per l'opportunità di fornire un contributo ai lavori della Commissione. Le due proposte di vado subito al punto visto il tempo a disposizione. Le due proposte di legge, la 2160 e la 2307, obiettivamente muovono nell'alveo di un tentativo di riformulazione dell'articolo 73 e parallelamente del 380 del codice di procedura penale, ma si muovono evidentemente in direzione diametralmente opposta. Come rappresentante di una forza di polizia, è chiaro il mio intervento sarà squisitamente di carattere operativo, cercando di definire qual è il nostro ruolo e la nostra organizzazione nel contrasto al traffico illecito di sostanze stupefacenti, vedere quale può essere l'impatto ovviamente di queste modifiche laddove vi fosse un impatto. Come è noto, l'attuale articolo 73 del DPR 309 del 90 è frutto di un complesso iter riformatore che si è sviluppato negli anni e fa una netta distinzione sul piano sanzionatorio fra droghe pesanti e droghe leggere. Poi prevede una marcata riduzione della risposta sanzionatoria nei casi di lieve entità del fatto. Bene, in questo ambito la proposta 2160 è rivolta a un generale inasprimento della risposta sanzionatoria attraverso un aumento delle pene edittali, l'abolizione del trattamento di favore previsto nei confronti dei tossicodipendenti responsabili dei reati di quell'articolo 73 e prevede anche l'applicazione dell'arresto obbligatorio modificando il secondo comma dell'articolo 380 del codice di procedura penale. Invece la 2307 prende spunto evidentemente, dichiaratamente, come emerge dai lavori, dagli interventi della Corte Costituzionale e dall'incidenza di questi reati in materia di stupefacenti sul sistema detentivo in generale e finalizza la proposta in un'ottica evidentemente deflattiva, individuando con un articolo a parte 73 bis un'autonoma disciplina della lieve entità
è un regime a sua volta nell'ambito di questa calibrato in funzione della tipologia della sostanza e poi prevede l'esclusione della punibilità delle coltivazioni di piante di cannabis in assenza ovviamente di specifica autorizzazione anche qualora siano limitate nel numero e destinate ad un uso esclusivamente personale. Bene, fatta questa premessa, sotto il profilo meramente operativo, entrambe le riforme, le ipotesi di riforma non hanno effetti diretti sul dispositivo di prevenzione e contrasto che la Guardia di Finanza ha nel tempo affinato di contrasto al narcotraffico. Infatti la Guardia di Finanza dispone di un sistema caratterizzato da dinamismo e da adattività che intanto coinvolge tutte le unità sul piano del controllo dei confini, quindi sia in unità terrestri ma il comparto aeronavale in primis. Ricordo che la Guardia di Finanza, a seguito della recente riforma Madia e del decreto sulle specialità del ministro Pro Tempore nel 2017, è l'unica forza di polizia in mare. Naturalmente l'obiettivo è quello di impedire l'ingresso nel territorio dello Stato di qualsiasi tipologia di sostanza, del traffico avente ad oggetto qualsiasi tipologia di sostanza stupefacente. Bene, questo dispositivo di controllo delle frontiere è integrato da un'attività di controllo sul territorio, controllo economico del territorio, ed un'attività mirata, investigativa, che mira a individuare l'intera catena di approvvigionamento della sostanza. I gruppi operativi antidroga collocati nell'ambito dei gruppi investigativi sulla criminalità organizzata, coordinati sul piano operativo e informativo dal nostro servizio centrale di investigazione sulla criminalità organizzata. Devo dire che la Guardia di Finanza negli anni ha cercato anche di andare oltre i confini nazionali, cercando di intercettare il traffico nei luoghi di produzione della sostanza stupefacente. E quanto abbiamo fatto in Albania, la Guardia di Finanza dispone di un suo reparto in Albania dal 1997, ovviamente frutto di accordi intergovernativi. Ebbene, questo reparto inizialmente nasce come contrasto a forme di immigrazione clandestina e di assistenza alla polizia albanese, nel tempo è diventato un punto importante anche di raccordo informativo per il contrasto al traffico di stupefacenti. Dal 2012 poi, a seguito di un accordo fra il Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Viminale e la Direzione Generale della Polizia Albanese, accordo del 2012, ogni anno operiamo una campagna di sorvoli, cioè dislochiamo un nostro aereo a Tirana dotato di sofisticati sistemi di telerilevamento in grado di individuare piantagioni. Lunedì scorso abbiamo tenuto la conferenza di chiusura della campagna sorvoli di quest'anno. È un'attività molto importante perché andiamo, come dicevo, a intercettare il traffico direttamente alla fonte. Considerate che nell'ultimo quinquennio abbiamo in Albania sequestrato oltre 843.000 piante di marijuana. In buona sostanza individuiamo la piantagione, poi chiaramente trasferiamo immediatamente l'informazione alla locale forza di polizia che provvede alla eradicazione delle piante. Ma siamo una polizia economico-finanziaria. Sapete, dal 2001, col decreto legislativo 68 del 2001, la Guardia di Finanza è polizia economico-finanziaria a competenza generale. Quindi il nostro approccio al fenomeno del narcotraffico è un approccio finalizzato all'aggressione patrimoniale delle organizzazioni che si dedicano a queste attività. E ovviamente aggressione e contrasto del riciclaggio dei proventi che derivano dal traffico. Quindi una proiezione evidentemente a largo raggio che è calibrata in funzione della combinazione delle varie competenze e delle varie componenti della Guardia di Finanza, sorveglianza marittima, polizia come polizia del mare, controllo economico del territorio, ma anche vigilanza sugli operatori autorizzati dal Ministero della Salute alla produzione di sostanze psicotrope. Noi svolgiamo un'attività di vigilanza ovviamente di concerto con il Ministero della Salute in diversi periodi della produzione da parte di questi soggetti, ripeto, autorizzati. Naturalmente è un'azione che si avvale non soltanto delle competenze specifiche delle nostre gruppi operativi antidroga, competenze specifiche della componente aeronavale, ma si avvale ovviamente anche di sofisticate tecnologie. Il tutto in strettissimo raccordo con la Direzione Centrale per i Servizi Antidroga, con l'Agenzia delle Dogane dei Monopoli per quanto attiene i fenomeni che ovviamente avvengono negli spazi doganali, ma soprattutto anche con una collaborazione a livello internazionale molto, molto attiva, mi riferisco a Interpol, Europol, a COLAF, a Frontex per quanto riguarda la vigilanza delle frontiere marittime. Questo perché il traffico è per lo più un traffico internazionale e tutte le investigazioni assumono quasi sempre una connotazione transnazionale.
Bene, questo modulo operativo si conforma dinamicamente ai mutamenti della normativa contenuta nel 309. Vi dico che, per cui voglio dire, è un dispositivo che può tranquillamente essere riadattato, ma comunque permane, perché il nostro obiettivo è contrastare il narcotraffico internazionale, quindi l'ingresso nel territorio dello Stato di qualsiasi tipologia di sostanza stupefacente. Per fornirvi qualche dato che può essere utile alla Commissione, dal 1 gennaio del 2019 a tutto novembre 2020 sono stati denunciati dai reparti del corpo circa 10.000 soggetti per violazione dell'articolo 73 del 309 del 90, di cui 3.000 tratti in arresto. Per quanto riguarda invece la violazione dell'articolo 74 del medesimo testo unico, 1.324 sono i denunciati e 500 gli arrestati. Dall'analisi svolta dall'Osservatorio Europeo delle Droghe e delle Tossicodipendenze, nella relazione fatta relativa al 2020, emerge che da un iniziale rallentamento dovuto al lockdown, il mercato della droga si è rapidamente rinnovato. Come normalmente fanno le organizzazioni criminali, cercano di trarre anche vantaggio da situazioni di crisi o comunque riadattano il proprio dispositivo. Per cui si è avuto una crescita dello smercio, dello spaccio di droga attraverso un mercato online, attraverso social network, ma anche attraverso una rete di corrieri a domicilio. Così come evidentemente la riduzione del traffico aereo ha comportato una forte riduzione dei sequestri fatto negli aeroporti di sostanze stupefacenti, mentre il traffico via mare, il traffico illecito di sostanze stupefacenti, pressoché è tornato ai periodi pre-pandemia. In effetti è un traffico ovviamente che ha comunque la rilevanza nell'ambito della totalità del traffico internazionale di stupefacenti. Quest'anno abbiamo sequestrato 53 tonnellate di sostanze stupefacenti, di cui 30 tonnellate di hashish e marijuana, 14 tonnellate di droghe sintetiche, segnalo che il consumo di droghe sintetiche è in aumento, e 6,7 di cocaina. C'è stata anche una forte impennata del sequestro di piante di cannabis, quindi nel nostro territorio nazionale, oltre 187.000 piante, con un incremento del 251% rispetto all'anno precedente. Segnalo solo due operazioni particolarmente significative, una condotta dal Comando Provinciale di Reggio Calabria, al porto di Gioia Tauro, in collaborazione con l'Agenzia delle Dogane dei Monopoli. Bene, abbiamo sequestrato 932 kg di cocaina, che erano provenienti dal Cile, ovviamente occultate. Il carico di copertura era costituito da mitili surgelati, chiaramente cocaina divisa in panetti, in borsoni. L'individuazione di questi container è frutto di una mirata analisi di rischio che ovviamente svolgiamo in sinergia con l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, proprio per andare a individuare quei carichi perché per tipologia, per frequenza, per una serie di altri parametri di rischio meritano un approfondimento investigativo. Questi container poi vengono scannerizzati con sofisticate attrezzature. Un'altra operazione che vi segnalo, sempre recente, è quella del Comando Provinciale di Napoli. Nell'ambito di un'indagine delegata dalla locale direzione distrettuale antimafia, naturalmente nei confronti di un'organizzazione dedita al traffico di sostanze stupefacenti, da prima avevamo individuato in un container a Salerno in 186 kg di anfetamina e 2844 kg di hashish. Poi le successive investigazioni ci hanno consentito di individuare ulteriori container e arrivare a sequestrare ben 84 milioni di pasticche di anfetamina, circa 14 tonnellate, sequestro più ingente di questa tipologia di sostanze. Bene, insomma, in conclusione io ho potuto darvi un quadro di quello che è il nostro dispositivo. È un dispositivo che permane e permarrà a prescindere dai contenuti delle due proposte, che come dicevo si muovono in direzione opposta, perché il nostro obiettivo ovviamente è il narcotraffico internazionale e le nostre investigazioni sul territorio sono tendenzialmente affidate ai gruppi di investigativi sulla criminalità organizzata, e il nostro approccio è un approccio ovviamente sull'intera filiera di approvvigionamento e poi di spaccio, con l'obiettivo ultimo di sottrarre i patrimoni alle organizzazioni criminali. Credo di essere stato nei tempi, spero di esserci stato, e ovviamente sono a disposizione per qualsiasi richiesta di informazione o chiarimenti. Grazie. Grazie generale, la ringrazio sin d'ora per il suo intervento e per il suo contributo, il contributo della Guardia di Finanza. L'onorevole Paolini vuole intervenire. Prego, onorevole Paolini.
Sì, grazie generale innanzitutto per la chiarezza e profondità delle sue informazioni. Due domande secche. La prima è facile. I dati che ha riferito circa i sequestri sono quelli relativi solo alle operazioni effettuate dalla Guardia di Finanza oppure sono dati nazionali? I primi, i secondi è chiaro che sono quelli di Gioia Tauro e quelli di Salerno, sono evidentemente riferibili solo alla Guardia di Finanza. La seconda domanda è quella che ho fatto anche a un rappresentante dei Camere Penali. Circa la proposta di Sarno, che prevede appunto una sostanziale forte riduzione del pene, addirittura non punibilità per alcune fattispecie, io ho fatto l'esempio per il quale, in base al quale un scugnizzo, un ragazzo che fa semplicemente da palo in alcune realtà campane, ma non solo campane, incassa circa 100 euro al giorno più due dosi di cocaina da rivendere o da consumare solo per fare il palo, quindi ha un guadagno notevole. È evidente che rispetto a un altro ragazzo che è disoccupato, magari lavorando onestamente in cassa 1000 euro, questa seconda prospettazione, questo secondo modus vivendi potrebbe essere attraente. Cosa può dissuadere un onesto dal seguire quella strada, a parte tante ragioni, può essere proprio la rischiosità di finire in carcere. Quindi le chiedo, a suo avviso, eliminare qualsiasi sanzione per sostanziale, perché poi finire i lavori socialmente utili anche dopo una reiterazione di arresti o comunque essere stati colti con le mani nel sacco è sostanzialmente un deterrente molto piccolo, potrebbe o no incrementare in una ottica di efficacia generale preventiva il numero di coloro che scelgono la via sbagliata proprio perché se non ti prendono c'è un guadagno certo e se ti prendono la sanzione è minimale, oppure se mantenere comunque un certo livello di attenzione penale e quindi di conseguenze anche penali e quindi detentive, magari applicate in modo, per esempio mediante prevedendo l'arresto e l'effettiva esecuzione solo di fronte a un certo numero di violazioni consecutive, può avere una finalità, appunto, dicevo, generale preventiva. In sostanza, la pena serve a qualche cosa o, a suo avviso, potrebbe tranquillamente essere eliminata senza sostanziali effetti di incremento del numero dei soggetti dediti al minuto spaccio? Grazie. Prego, onorevole Giuliano. Grazie Presidente, io ringrazio e saluto innanzitutto il generale Arbore e lo ringrazio per la sua relazione. Al generale volevo porre due quesiti abbastanza secchi. Volevo sapere se è in grado, in linea di massima, di fornirci dei dati su quanto personale e quanto risorse sono impiegate nell'ambito della Guardia di Finanza per il contrasto del narcotraffico e del traffico derivante dalla cannabis. E poi, a fronte dell'importante lavoro di contrasto che voi svolgete, se dal suo punto di vista una regolamentazione più dettagliata della cannabis terapeutica e della cannabis light potrebbe migliorare la situazione, nel senso di concentrare altrove energie e risorse proprio per invece implementare il contrasto del narcotraffico rispetto a delle sostanze stupefacenti molto più pericolose. Grazie. Grazie onorevole Giuliano. Mi permetto anch'io di, diciamo, un po' integrare i quesiti approfittando, prendendo spunto da quello che ha detto in questo momento la collega Giuliano. E cioè è chiaro che faccio riferimento alla proposta Maggi, è finalizzata, diciamo, a regolamentare in modo meno repressivo la cessione, lo spaccio di stupefacenti, i fatti di lieve entità riguardanti la cessione, appunto, come dicevo, di sostanze stupefacenti o psicotrope. E quindi il focus è sull'ultimo anello della catena della filiera che nasce appunto e che si sviluppa secondo quei canali che voi giustamente andate a interrompere del grande narcotraffico internazionale.
Intervenire sull'ultimo anello della catena, secondo lei può liberare risorse che possono essere più utilmente finalizzate al contrasto di coloro che poi alla fine invece importano e spacciano grandi quantità di sostanze stupefacenti? E se questo tipo di eventuale riduzione della repressione delle condotte riconducibili a fatti di lieve entità può o meno compromettere o rendere più difficili o più difficoltose le attività di indagine e di investigazione finalizzate appunto a contrastare i grandi fenomeni di traffico nazionale e internazionale. Chiedo se ci sono altri interventi. Mi pare che non ce ne siano altri. Allora, generale, a lei la parola. Dovrebbe riattivare il microfono perché in questo momento è silenziato. Scusi, generale, mi sente? Dovrebbe riattivare il microfono perché in questo momento è silenziato. Generale Arbore, mi scusi, non la sentiamo. Non la sentiamo già. Un attimo che risolviamo questo problema tecnico. Prego, 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 prego.
Mi spiace per l'inconveniente, è un periodo ovviamente di intenso traffico. Ma ci mancherebbe anche. Prego, prego. Allora, venendo alle risposte, allora la prima domanda, onorevole Paolini, vabbè, era molto semplice, sì, sono dati solo Guardia di Finanza, quindi tutti quelli che ho dati sono dati solo nostri, chi ha i dati complessivi naturalmente era di CSA o comunque Ministero dell'Interno, io ho fornito i dati di cui dispongo, sono solo Guardia di Finanza. Per quanto riguarda la reazione, l'effetto deterrenza, beh, tutte le sanzioni hanno un effetto deterrente, più la sanzione chiaramente è ingente, più elevata, più l'effetto deterrenza c'è. Devo dire che il parallelismo su quell'esempio di chi guadagna ed è anche soggetto a tassazione, in questo caso lo spacciatore non lo è, beh, questo è in parte vero, perché come dicevo prima la Guardia di Finanza aggredisce sul piano patrimoniale. Bene, noi abbiamo strumenti molto importanti per aggredire questo reddito che è anche sottratto a tassazione, nel senso che già dal 1993 esiste una norma che consente, che è la legge 537 articolo 14 se ricordo bene, consente la tassazione dei proventi illeciti, ovviamente a condizione che gli stessi proventi non siano già oggetto di sequestro o confisca, cioè siano stati già oggetto di un provvedimento ablativo. Ecco, siccome ogni nostra investigazione poi termina anche con la quantificazione dei profitti, dei proventi, sia per contestare l'eventuale riciclaggio, sia proprio per aggredire patrimonialmente le organizzazioni, è chiaro che è un ambito, quello finanziario, che per noi diventa prioritario. Considerate che solo quest'anno abbiamo proposto sequestri per circa 2 miliardi di euro. Naturalmente l'organizzazione criminale non si dedica solo al traffico di droga, e quindi vado anche ad altre quesiti che mi sono stati posti. Il fatto di, in parte l'ho detto anche nella mia relazione, il fatto di non dedicarsi all'ultima catena non fa venire meno il dispositivo complessivo, che ovviamente mira all'intera catena distributiva. Del resto molto spesso le nostre indagini possono partire dallo spaccio e risalire la filiera, o partire dal grande traffico e arrivare agli spacciatori, fino anche ad individuare eventuali consumatori. Quindi questo, voglio dire, non va ad incidere sul dispositivo. Quanto alla quantificazione quindi delle risorse, che è collegato come quesito, dedicate a questa specifica attività, anche qui estrapolare quanto quelle espressamente dedicate al contrasto al traffico di droga diventa complicato, perché tutto il dispositivo aeronavale, che conta più di 2.000 uomini, è un dispositivo che è approntato per contrastare qualsiasi forma di minaccia in termini di traffico illecito, dal traffico di esseri umani a quello ovviamente della droga, ma al contrabbando. Storicamente la Guardia di Finanza nasce ovviamente nel contrasto al traffico del contrabbando. Bene, il contrabbando è un altro esempio tangibile, si tratta di un mercato che è, tra virgolette, legalizzato, ma che comunque vede all'atere, tra gli oggetti di monopolio, un traffico parallelo che va comunque contrastato. Per quanto riguarda altri aspetti, certo, la raccomandazione per quanto riguarda la cannabis, certo, è necessario che qualsiasi intervento legislativo sia chiaro, che siano chiari i limiti della condotta lecita, proprio per evitare incertezze. Dall'altro lato, il fatto che ci sia una produzione consentita non fa neanche in questo caso venir meno la vigilanza. Noi abbiamo sequestrato di recente anche delle piantagioni che erano dichiarate a norma, ma in realtà non lo erano. Quindi anche in quel caso il nostro controllo c'era, perché avevano una percentuale di principio attivo superiore al 14% rispetto allo 0,5 ammesso. Quindi in buona sostanza comunque l'esigenza di un controllo permane. L'importante è che in caso di regolamentazione sia la più chiara possibile, per evitare ovviamente, per consentire a chi è chiamato all'azione di controllo di svolgere con puntualità e serenità il controllo. Credo di aver risposto a tutte le domande. Grazie. Certamente, grazie generale per il suo contributo, e ovviamente noi ringraziamo la Guardia di Finanza a suo tramite, e lei personalmente per, insomma, il lavoro che svolgete quotidianamente nell'interesse di tutti noi cittadini. Grazie generale e buon lavoro, a presto. Grazie a lei e a tutti gli onorevoli, colgo l'occasione per porgere gli auguri per le imminenti festività, anche se saranno festività un pochino diverse dal solito, purtroppo. Un po' statiche, diciamo, dai, ecco, comunque, insomma, ricambiamo anche noi, a tutti, a lei personalmente e a tutto il corpo della Guardia di Finanza.
cortesemente silenzi il microfono, che così espleto alcune piccole formalità, nel senso che stiamo proseguendo le audizioni informali in videoconferenza nell'ambito delle PDL Camera 2160 Molinari e Camera 2307 Maggi in materia di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope nei casi di lieve entità, con l'audizione appunto di Enrico Mazzetti, professore di diritto penale presso l'Università di Studi Roma III, e del dottor Antonio Maria Costa, esperto della materia. Ho avverto che in base alle disposizioni adottate dalla Giunta per il regolamento della Camera dei Deputati, le audizioni informali possono essere trasmesse attraverso la web TV della Camera dei Deputati medesima, ovviamente con il consenso degli auditi. Chiedo quindi se nulla osti ad attivare il circuito chiuso. Mi pare che non ci siano obiezioni di sorta, per cui dispongo l'attivazione del circuito. Pregherei i nostri ospiti di contenere il loro intervento entro un termine di una decina di minuti, circa 10-15 minuti ciascuno, in modo tale che poi i deputati potranno porre delle domande alle quali potranno seguire delle repliche, e ricordo che i nostri auditi potranno inviare della documentazione alla qualora lo ritenessero opportuno e qualora non l'avessero già fatto alla segreteria della Commissione Giustizia. Anche questa documentazione sarà pubblicata sul sito internet della Camera dei Deputati e messa a disposizione dei medesimi attraverso l'applicazione Geocamera. A questo punto quindi do la parola al professor Enrico Mazzetti, professore di diritto penale presso l'Università degli Studi di Roma III, che saluto e ringrazio per la disponibilità. Prego professore, a lei la parola. Sì, buonasera. Io intanto ringrazio il Presidente della Commissione, i deputati e anche il mio collega di oggi, che anzi mi scuso di intervenire prima di lui, ma mi è stata data la parola e cerco di fare insomma riferimento al mio punto di vista. Dunque, a me sono, come già stato detto in apertura, pervenute due proposte di legge, quella Molinari e la proposta Maggi, tutte e due relative a modifiche in tema di produzione, acquisto, cessione di illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope nei casi di lieve entità. Ora, in via di premessa, io mi sentirei di dire prima di tutto che questa mi sembra una un argomento che dovrebbe, lo dico io da tecnico perché mi voglio attenere a questo tipo di canone, ma probabilmente potrei rivolgermi anche al legislatore, a voi politici, e credo che sia opportuno salutare che il tipo di approccio che bisogna secondo me adottare non solo da parte dei tecnici come me o degli esperti, ma anche del ceto politico che deve poi intervenire, sia quella di riuscire per quanto possibile a non avere pregiudizi di carattere ideologico e di cercare di risolvere il problema specialmente da un punto di vista tecnico, potremmo dire. La seconda questione è che io penso che questa situazione, che questo diciamo, aspetto della problematica che riguarda in particolare la distinzione tra lieve entità da una parte e distinzione tra droghe leggere e droghe pesanti, che è cosa un po' diversa, che non necessariamente implica una sorta di sovrapponibilità del concetto di lieve entità a quella di droga leggera, debba essere secondo me affrontata con un approccio di tipo sistematico. E invece noto che mi sono fatto un appunto da questo punto di vista, che il tipo di che negli ultimi anni il tipo di approccio che è stato dato a questo problema è un approccio invece di tipo molto settoriale e quasi direi casuistico. La cronologia che io avrei individuato è la seguente: è intervenuta prima la riforma Fini-Giovanardi col DL 272 del 2005, che ha eliminato la distinzione tra droghe pesanti e droghe leggere. Successivamente il DL 146 del 2013, che ha trasformato l'attenuante della lieve entità in autonoma fattispecie di reato a pena ridotta.
Su questo è intervenuta la Corte Costituzionale con la sentenza numero 32 del 2014, che ha dichiarato incostituzionale il DL del 2015 con reviviscenza della disciplina precedente, sostanzialmente diciamo, contestando specialmente le modalità di approvazione della normativa. E poi è intervenuto il decreto legge 36 del 2014, seguito appunto in conseguenza della pronuncia della Corte Costituzionale, che ha diminuito il limite edittale massimo per il fatto di lieve entità di 4 anni, e poi è intervenuta recentemente, lo scorso anno, la Corte Costituzionale con la sentenza numero 40 del 2019, che con un intervento manipolativo ha modificato il minimo edittale della pena prevista per il delitto da 8, riducendolo da 8 a 6 anni. Il quadro attuale prevede quindi per le droghe pesanti la reclusione da 6 a 20 anni, per quelle pesanti in regime autorizzato addirittura la reclusione da 8 a 22 anni, per le droghe leggere la reclusione da 2 a 6 anni, per le condotte di lieve entità la reclusione da 6 mesi a 4 anni, se il fatto è prodotto è realizzato dal tossicodipendente, la possibilità di applicare la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità. Ora quindi si chiede di nuovo di intervenire sulla lieve entità. Da un certo punto di vista la proposta di legge Molinari, inserendosi in questo contesto in cui anche la Corte Costituzionale cerca di ritrovare delle ragioni di, diciamo, di coerenza del sistema, sul piano, come posso dirvi, puntuale della razionalizzazione dei vari interventi, può pure essere salutata come un intervento che potremmo dire lineare, ma è proprio questo, cioè coerente, ma è proprio questo quello che serve in questo momento. A parte che io trovo, insomma, la modifica all'articolo 380 del codice di procedura penale, che prevederebbe l'arresto obbligatorio in flagranza di reato anche per i fatti di lieve entità, qualcosa di francamente un po' eccessivo anche rispetto al problema del sovraffollamento carcerario, che nella sua premessa la proposta di legge Maggi, su cui francamente mi riconosco di più, da questo punto di vista pone il problema della circostanza non indifferente che il 30% dell'attuale popolazione carceraria è rappresentata da soggetti che devono rispondere di imputazioni di quell'articolo 73. Quindi incentivare ancora di più anche in sede cautelare l'arresto in flagranza di reati, pur riferito solo, anzi esclusivamente, alla fatti di lieve entità, francamente mi lascia un po' perplesso per tutte le finalità che dicevamo. Ma anche riguardo all'altra questione relativa ad allineamento della pena minima e ad un inasprimento della pena, a parte che le due proposte di legge vanno in direzione diametralmente opposta e sembrerebbero essere sostanzialmente un po' lo specchio, il quadro di quello che è successo e che vi ho appena rappresentato in termini cronologici, cioè il legislatore diventa in questo modo schizofrenico, interloquisce pure la Corte Costituzionale a cercare in qualche modo di rimettere ordine in tutta questa serie di interventi che cercano di essere coordinati e sistematici tra di loro, ma che non lo sono, perché non c'è una visione d'insieme, una risoluzione sistematica della questione che faccia veramente e finalmente insomma, chiarezza su dei punti essenziali. Ora, più che il problema, e lo dicevo in precedenza, della questione della pena minima o massima dei fatti di lieve entità, secondo me il problema va spostato da un'altra parte, e cioè quello di capire se noi possiamo, senza pregiudizi ideologici, incamminarci verso una netta separazione del regime repressivo della lotta al commercio di sostanze stupefacenti che riguardano le droghe pesanti, e distinguere questo tipo di trattamento sanzionatorio penale da quello che riguarda le droghe leggere. Sono secondo me due binari completamente differenziati che meritano una diversa valutazione, al di là dello spostamento della cornice edittale della sovrapposizione di un reato piuttosto che di un altro, a parte alcune altre misure come quella che tenta in qualche modo di svilire pure la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, che invece secondo me i fini rieducativi e di risocializzazione invece è una prospettiva che va presa in considerazione. Ma di fondo rimane il problema di stabilire almeno un discrimine tra il trattamento di queste due situazioni, secondo me da tenere ben distinte, e forse incamminarsi verso una non
intervento puntuale sulla pena minima della lieve entità, piuttosto invece di cercare di dividere definitivamente la sorte del trattamento penale delle droghe pesanti rispetto alle droghe leggere. Faccio riferimento alla circostanza che recentemente, non un paese così molto libertario in questo momento, ma insomma negli Stati Uniti la Camera dei Deputati ha approvato la totale, completa e diffusa depenalizzazione del commercio della cannabis, anche perché questo pare che abbia da alcuni, poi su questo magari mi rimetto pure alle considerazioni che potrà fare l'esperto molto meglio di me, ma insomma sembrerebbe che questo possa liberare anche delle risorse economiche non indifferenti, ma io non voglio che questo tipo di risoluzione venga in qualche modo condizionata solo da questa, ma certo è che un paese come gli Stati Uniti hanno pensato di, ora si tratterà di vedere se il Senato pure approva allo stesso modo questo tipo di risoluzione, non lo so, si tratterà di vederlo, ma insomma è un'indicazione importante, cioè quella di distinguere nettamente il trattamento penale della cannabis, della droga leggera, rispetto a quella pesante. Forse sarebbe il caso di ripensare che per contrastare efficacemente il traffico e il commercio di droghe pesanti occorrerà forse abbandonare la politica oltranzista di penalizzazione delle ipotesi che riguardano invece le droghe leggere. Io a questo proposito, e concludo qui già il mio intervento, poi sono aperto a qualsiasi tipo di domanda mi vogliate porre, un documento importante che ha emesso la Direzione Nazionale Antimafia a firma del procuratore dell'epoca Franco Roberti, non un secolo fa, alla metà del 2016, indirizzato proprio alla presidenza della Commissione Giustizia della Camera dei Deputati, la quale a seguito di una ampia analisi concludeva nel modo che vi voglio ripetere, perché mi sembra che queste parole contenute in questa osservazione alla proposta di legge Giachetti e altre su proposte di legge abbinate in tema di stupefacenti e riguardanti proprio ancora una volta il trattamento delle fatti di lieve entità, ma collegato questa volta alle questioni delle droghe pesanti, conclude in questo modo. Nella descritta situazione di fatto, questo ufficio, cioè la Direzione Nazionale Antimafia, esprime parere positivo per tutte le proposte di legge che mirano a legalizzare la coltivazione, la lavorazione, la vendita della cannabis e dei suoi derivati. La legalizzazione, infatti, se correttamente attuata, potrebbe portare, uno, ad una rilevante liberazione di risorse umane e finanziarie in diversi comparti della pubblica amministrazione, forze di polizia, polizia penitenziaria, funzionari di prefettura, eccetera. Due, ad una ancora più importante liberazione di risorse nel settore della giustizia, dove sono decine di migliaia i procedimenti penali che richiedono l'impegno di magistrati, eccetera, eccetera. Tre, perdita secca di importanti risorse finanziarie per le mafie e per il sottobosco criminale. 4. Contestuale acquisizione di risorse finanziarie per lo Stato attraverso la riscossione delle accise. 5. Al prosciugamento di una più ampia prospettiva di legalizzazione a livello europeo di risorse economiche e finanziarie. 6. In conclusione, ad un vero rilancio dell'azione strategica di contrasto che deve minare ad incidere sugli aspetti di aggressione e minaccia che il narcotraffico porta sia alla salute pubblica sia all'economia ed alla libera concorrenza. Quindi separare completamente i due aspetti, droghe leggere e quindi la cannabis in particolare e droghe pesanti. E con questo io chiudo, diciamo, il mio intervento. Naturalmente se ci sono delle domande sono a disposizione. Sì, grazie professore, la pregherei di attendere l'audizione del dottor Costa in modo tale che poi i colleghi possano eventualmente proporre delle domande. Dottor Costa, prego, a lei la parola per il suo intervento che, appunto, come per il precedente, pregherei di contenere in 10 minuti, un quarto d'ora. Prego. La ringrazio, presidente Pierantoni, e ringrazio i membri della commissione per questa audizione che mi onora, scusate la roccedine, ma purtroppo è così. Mi auguro di facilitare le vostre delibere.
Le due proposte in esame, e leggo il testo che ho preparato per essere sicuro che rimango nei tempi previsti. Le due proposte in esame riflettono un dibattito al quale partecipo da decenni. Sostanzialmente un testo conferma che la droga minaccia la salute e quindi occorre sanzionare coloro che ne sono coinvolti. Secondo l'altro testo, il regime di contrasto non funziona, occorre ridimensionarlo, perlomeno nei confronti del cannabis, magari alla distanza anche abolirlo. Personalmente non prediligo né l'una né l'altra veduta, le contesto entrambe. Dopo quasi un decennio al timone dell'Ufficio delle Nazioni Unite contro droga e crimine, sono arrivato alla conclusione che occorre un paradigma nuovo. A mio avviso è possibile gestire la tossicodipendenza con mezzi più efficaci degli attuali, senza abbandonare l'obiettivo di proteggere la società dalla droga. Le statistiche alla base del problema sono note. Annualmente 6 milioni di persone muoiono a causa del tabacco, 3 milioni a causa dell'alcol, 600.000 a causa della droga. Secondo i sostenitori del regime attuale, i dati confermano che i meccanismi di contrasto, cioè le convenzioni delle Nazioni Unite, funzionano e limitano i decessi. Gli oppositori vedono la conferma che la droga è meno dannosa delle altre sostanze e quindi può essere legalizzata, perlomeno il cannabis. Io ho un punto di vista diverso e, costruendo su questi dati, propongo di rispondere a quattro aspetti fondamentali della vita civile alla quale ha già fatto il riferimento il docente che mi ha preceduto. Primo aspetto, che dobbiamo tenere a mente la salute. Quali le conseguenze della legalizzazione? Secondo aspetto, l'economia. Qual è l'impatto su fisco e le spese per la sanità? Una positiva, l'altra negativa. Poi c'è l'aspetto etico. Lo Stato ha diritto, domanda, lo Stato ha diritto di dettare al cittadino cosa può consumare. E infine il problema della sicurezza. La droga legalizzata priva effettivamente la mafia della sua maggiore fonte di reddito. A mio avviso è impossibile negare che la politica attuale limita il danno alla salute e che la legalizzazione aumenta la frequenza d'uso. Impossibile negarlo, sta dati alla mano. Oggi il consumo di droga è contenuto tra l'1 e il 5% della popolazione, dipende dal tipo di uso che uno vuole considerare, dalla frequenza, mentre l'uso di tabacco e alcol eccede il 25-30%, perciò circa 10%, 10 volte più alto. Questo è naturalmente, dal mio punto di vista, positivo. Eppure c'è un aspetto fortemente negativo nel sistema attuale. La politica odierna causa enormi benefici alla mafia o istituzioni criminali di quel tipo. Quindi è necessario ricalibrare la politica della droga senza allentare i controlli. Non ci può essere scambio tra sicurezza e salute, più dell'una piuttosto che più dell'altra. Lo Stato moderno deve proteggere la comunità da entrambe le minacce. Allora, propongo questo. Primo, di passare dal contrasto ai tossicodipendenti alla lotta contro i trafficanti intermediari. Sembra un'osservazione banale, ci ha preceduti un generale delle forze della finanza. Sembra un'osservazione banale la mia, ma non lo è. Niente affatto. I proventi illeciti della droga circolano liberamente nel sistema economico finanziario di tanti paesi e del mondo in generale. Ho personalmente constatato che tutte le grandi banche internazionali sono state e rimangono oggigiorno coinvolte nel riciclaggio del denaro per centinaia di miliardi.
il tossicodipendente finisce in galera, più o meno detenzione, più o meno lunga in base a quello che è in discussione nei due progetti di legge. Ma invece chi gestisce i miliardi dei clan mafiosi è impunito. Non ricordo infatti un singolo banchiere finito in carcere per riciclaggio dei proventi da droga. Eppure conosciamo le imputazioni contro banche, e qui le cito, come la Wachovia Bank, oggi parte della più grande banca americana Wells Fargo, incolpata di riciclare 420 miliardi di dollari. E conosciamo le accuse a Deutsche Bank, a Citicorp, a HSBC, a United Bank of Switzerland, UBS e tante altre istituzioni finanziarie per miliardi di dollari o miliardi di euro. Secondo elemento di quello che io propongo, contrastare la lobby pro droga che negli USA, negli Stati Uniti in particolare, e ne ha già parlato il professor Mezzetti, mobilita enormi somme per influenzare cittadini e parlamentari contro le norme vigenti. È stato fatto riferimento da Mezzetti al dispositivo di legge in considerazione al Congresso americano. Bene, il business del cannabis legale, che è iniziato effettivamente da piccoli produttori negli USA e oggi quotato in borsa, ne fanno parte anche i grandi colossi farmaceutici, alimentari, del tabacco, per un giro di affari che è previsto raggiungere i 100 miliardi di dollari. Sono cifre che spaventano soprattutto perché hanno una leva per mobilitare l'opinione pubblica contro il regime attuale e anche per mobilitare parlamenti e governo. In definitiva, i narcos, i occhiali scuri del cartello di Sinaloa sono sostituiti da finanzieri in colletto bianco di Wall Street, in una privatizzazione delle conseguenze economiche di un atto politico che socializza il danno alla salute. Terzo, occorre potenziare l'uso del cannabis terapeutico. La natura ha assegnato a ogni pianta, incluse le droghe organiche, funzioni a volte contrastate. Sappiamo che l'oppio produce l'eroina, ma anche la morfina, così fondamentale. Il cannabis può essere dannoso, ma può anche essere salutare. Tra i suoi 400 ingredienti c'è il cannabidiol, che è un antidolorifico con effetto positivo contro l'epilessia e la sclerosi multipla. Il cannabis va sfruttato come terapia, ma non come sotterfugio. Invece è proprio quello che accade. La lobby pro droga accantona i farmaci a base di cannabis e ne esistono da anni. Per esempio il dronabinol, per esempio il nabilone. Li accantona e proclama il diritto di farsi una canna a uso medicinale. Sorrido perché questo espediente banalizza il rischio alla dipendenza e spinge a sperimentare il cannabis, che non è una droga leggera, perlomeno nelle versioni moderne, e che è notoriamente una porta d'ingresso verso altre droghe. Quarto elemento, insistere sulla prevenzione. Si può discutere senza fine se e come punire le violazioni delle norme in fatto di droga. A mio avviso la politica più efficace mira a prevenire il delitto, non a punirlo. Riflettete su queste statistiche. In Svezia, paese assai libero ai costumi e nei comportamenti, la sperimentazione con il cannabis tra gli studenti di scuola media è sotto il 25%. In Italia è tre volte tanto, sopra il 60%. Ebbene, alla domanda, sapete che il cannabis è nocivo alla salute? Tre quarti degli studenti in Svezia risponde affermativamente. E meno di un quarto degli studenti italiani ne è consapevole. L'esperienza dimostra che i programmi di educazione civica in fatto di droga aiutano il giovane ad astenersi, ma se la scuola è passiva, il giovane soffre. Quinto e ultimo, la terapia.
I due progetti sottoposti alla Commissione riguardano la retribuzione più o meno alta, più o meno presente o assente, retribuzione per detenzione e spaccio di droga. Dopo anni di esperienza all'ONU raccomando di avviare i tossicodipendenti verso la terapia, la riabilitazione e i programmi di riduzione del danno, non verso la prigione. I dati sul recidivismo sono convincenti. Dall'esperienza di recupero viene fuori oltre metà dei malati. Dal tunnel della detenzione non si esce praticamente mai. Vi ringrazio per l'ascolto, signor Presidente, e sono aperto a possibili domande dai membri della Commissione. E scusate di nuovo la Raucedi. Noi ringraziamo lei per questo suo primo intervento, che apprezziamo ancora di più visto la raucedine che lo costringe forse ad aver dovuto sforzare oltremodo la voce. Quindi apprezziamo anche questo suo impegno. Se cortesemente può silenziare il microfono momentaneamente, così evitiamo ritorni. E chiedo quindi ai colleghi se vogliono porre delle domande. Allora prego, onorevole Paolini. Grazie Presidente, avrei 100 cose da dire, soprattutto all'esperto che ringrazio per la sua estrema sinteticità, ma al tempo stesso per la pienezza di dati che ha fornito e degli spunti di riflessione. Due domande semplici a tutti e due. La repressione non serve, però ricordiamoci sempre, è vero che bisognerebbe colpire le grandi organizzazioni, verissimo che dietro è evidente che c'è la complicità dell'alta finanza e quindi ecco perché certe mafie non vengono sconfitte, a mio avviso, ma la domanda è: la tonnellata di droga, pesante o leggera che sia, alla fine arriva al mercato, diventa 1 milione, non so quante dosi, che poi vengono spacciate da singoli operatori, i quali hanno un duplice, sì è vero, parliamo di educazione, rieducazione, in Svezia non hanno alcune regioni completamente in mano o pesantemente in mano alla criminalità organizzata, piccola differenza che va considerata. Ora, il tema è, se tu vuoi, la catena di spaccio è costituita alla fine da soggetti che di per sé non sono certamente il problema, ma senza i quali il fatto non avverrebbe. Allora, la domanda semplice che faccio ad entrambi, la sanzione penale, come magari applicata in modo diverso, magari punendo la recidiva oltre una certa soglia, questo si può ragionare, ha o no, a vostro avviso, una funzione generale preventiva per cercare di ridurre la rete dei micro spacciatori senza i quali quella tonnellata di droga non arriverebbe nelle singole case, e tenendo conto che è una vicenda in questi giorni all'attenzione pubblica, ci ricorda che la droga condiziona le persone in modo così pesante che molte ragazzi o uomini sono disposti a cedere qualunque cosa, a partecipare a qualsiasi cosa in cambio di una dose. Questo è il problema. Se noi non reprimiamo chi quella dose poi la porta al festino e la rende disponibile, è meglio o peggio in termini? Rendiamo un favore a quelle vittime inconsapevoli o se invece togliamo anche quell'ultimo baluardo di difesa, incrementiamo evidentemente questo mercato? Perché è chiaro che se io, l'ho detto prima al generale, se io facendo la sentinella, Scampia, incasso 100 euro al giorno solo per stare lì più due dosi, che posso vendere o consumare. Il ragazzo che oggi lavora e magari onestamente incassa 1000 euro, se non c'è più nessuna sanzione, io ritengo che potrebbe essere vieppiù incentivato a scegliere la via del male. Forse oggi, in via appunto, ripeto, generale preventiva, molte persone si astengono dallo spacciare droga, a contribuire a entrare a far parte di quel canale di distruzione delle persone alla fine, perché questo si va a finire, proprio perché c'è sanzione penale. Io ritengo che se non ci fosse più nessuna sanzione, le cose non migliorerebbero sul piano della distribuzione. Verrebbe incrementata la distribuzione, come se togliessimo qualsiasi controllo sui ristoranti, per cui chiunque si decide di cucinare qualcosa lo può fare senza nessun tipo di controllo. Certamente aumenterebbe il numero di ristoranti, ma aumenterebbe anche i rischi. Ecco, io volevo solo, posto per essere sintetico, evidentemente, su sì o no, le pene servono o no. Proprio a questo secondo fine, non quantanto reprimere il grande spaccio, che è evidente che non va in galera, il banchiere non va mai in galera, questo è chiaro, neanche il grande boss.
ma per ridurre e per rendere più difficoltoso la realizzazione della rete di distribuzione. Grazie, scusate la lunghezza, ma volevo essere ben chiaro per evitare fraintendimenti. Grazie, onorevole Paolini. Non so se ci sono altri colleghi che intendono intervenire. Non c'è nessun altro, allora chiedo io un chiarimento a entrambi, ovviamente in particolare al professor Mezzetti, e cioè se ha una, diciamo come sicuramente avrà, un'idea, un quadro di larga massima di come potrebbe eventualmente essere disciplinata diversamente la cannabis e i suoi derivati rispetto agli altri, alle altre sostanze stupefacenti o psicotrope. Questo premesso che la cannabis potrebbe essere anche considerata una sostanza diciamo legalizzabile, ecco, è però indubbiamente una sostanza che non è precisamente per la quale si deve invitare al consumo, ecco, mettiamola in questo modo, esattamente come l'alcol, come il tabacco, come tante altre sostanze che, pur essendo legali, però diciamo non devono essere, non sono diciamo eticamente vergini, scusatemi il termine. Ecco, allora come si potrebbe ipotizzare una diversa disciplina specifica per la cannabis e i suoi derivati rispetto alle altre sostanze stupefacenti e psicotrope? In quali termini, proprio di, diciamo, a livello di istituzioni, ecco, se posso esprimermi, di istituzioni, ad esempio messa alla prova, sanzioni amministrative, sanzione penale, cioè divieto assoluto per i minori e i minori che eventualmente vengono trovati in possesso di quella sostanza, indirizzati verso una, diciamo, un percorso educativo. Ecco, in questa ottica e in larga massima, insomma, pennellate proprio di larga massima. Grazie. Prego, professor Mezzetti, seguiamo l'ordine. Allora, volete rispondere? Rispondo prima io. Allora, inizierei dalla prima osservazione, quella che era stata fatta in precedenza. Ma io temo che, d'altra parte, i dati che almeno io ho a disposizione, che hanno un po' tutti gli operatori giuridici a disposizione, mi riferisco in particolar modo anche a tutti i documenti che riguardano poi la lotta di contrasto alla criminalità organizzata, perché molte volte nel nostro grande spaccio interviene la criminalità organizzata e transfrontaliera. Temo che bisogna dividere, come dicevo in precedenza, le due aree, cioè che riguardo al diciamo consumo di droghe leggere, temo che la minaccia della sanzione non abbia diciamo tutta questa capacità dissuasiva. D'altra parte lo dimostrano pure i numeri, finora questo tipo di risposta sanzionatoria non mi pare che abbia condotto a dei risultati apprezzabili. Prova ne è poi che il legislatore si trova sempre costretto a cercare, come del resto avviene anche nel contenuto di queste proposte di legge, di alzare o abbassare le pene, di dare una serie di indicazioni, ma non, secondo me non è questo il punto. Cioè il punto è che questo tipo di risposta sanzionaria severa deve riguardare i potentati economici e finanziari, e in questo concordo sul fatto che a quel livello lì la magistratura ancora non è arrivata, cioè ai protettori, ai finanziatori, ai riciclatori di tutto il traffico. Lì secondo me c'è un deficit molto rilevante su cui forse il legislatore dovrebbe, come quello della cosiddetta copertura delle attività del terrorismo internazionale, ci sono delle coperture di carattere finanziario sulle quali forse bisognerebbe fare uno sforzo maggiore, sia in termini di previsione che dal punto di vista delle indagini della magistratura. Temo che invece di per sé, rispetto alle droghe cosiddette leggere, la minaccia della sanzione non abbia quella capacità dissuasiva
a cui invece il messaggio penale dovrebbe essere destinato. Altro discorso invece riguarda la repressione, quella sì, perché c'è una imperiosa tutela della salute che riguarda droghe pesanti, grande traffico, coperture, riciclaggio del denaro provento dall'attività di sostanze stupefacenti. Io lì metterei proprio un binario completamente diverso. Mi sembra che la risposta poi sanzionatoria italiana sia adeguata. Riguardo al profilo secondo che metteva invece in evidenza il Presidente, vedo due profili. Il primo è il seguente: che se si intraprende la strada di dividere esattamente la risposta punitivo-sanzionatoria o anche di altro tipo, poi vedremo. Tra droghe leggere e droghe pesanti bisogna stare molto attento prima di tutto al fenomeno, diciamo, della definizione, perché lei giustamente faceva riferimento alla cannabis e ai derivati, poi bisogna stare attento ad usare le parole e ad individuare bene le categorie. Io suggerirei da questo punto di vista di interagire con i ministeri competenti per introdurre un sistema, come posso dirvi, è flessibile o a adeguamento progressivo, nel senso che la norma penale può contenere delle indicazioni di carattere formale, nel senso di dire io distingo questo trattamento riguardante cannabis e suoi derivati. Dopodiché occorre, come è sempre stato fatto, predisporre delle tabelle ministeriali che possono essere in continuazione adeguate per stabilire quali sono le nuove sostanze stupefacenti che possano rientrare in quel tipo di categoria lì e distinguerla completamente dall'altro binario che riguarda altro tipo, diciamo, di commercio di sostanze stupefacenti. La questione relativa invece alle misure alternative, io dal punto di vista del piccolo spacciatore, che è peraltro tossicodipendente, quindi persona che presenta delle caratteristiche non solo di tasso di delinquenza, ma anche di persona malata che deve in qualche misura essere non solo risocializzata, ma pure curata. Io direi che le misure alternative possono essere di due tipi. Primo, io penso che in Italia ci sia una scarsa, come anche aveva giustamente detto prima Costa, una scarsissima consapevolezza, specialmente da parte di un certo tipo di giovani, cioè di una classe di soggetti che va dai 14 fino ai 18 anni, prima di tutto gli infra-18enni e gli infra-21enni sono tutta una serie di persone che non colgono il disvalore del fatto. Quindi da quel punto di vista io direi che bisognerebbe lanciare una massiccia campagna di sensibilizzazione, di formazione continua, perché su questo punto io direi che occorre potenziare la prevenzione piuttosto che pensare di reprimere penalmente senza ottenere poi dei risultati che non sono quelli auspicabili. La seconda è, secondo me, il potenziamento delle misure alternative. Io direi che la misura alternativa che pure viene indicata in una delle due proposte di legge, quella dei lavori socialmente utili, di sanzioni anche preventive che possano evitare l'esperienza carceraria di per sé e indirizzare verso dei trattamenti sia di risocializzazione ma anche curativi, sono senz'altro da auspicare come alternative allo strumento della sanzione, che io temo non abbia così coniugo la risposta sia dell'una che dell'altra osservazione, specialmente rispetto a determinate categorie di soggetti e riguardo poi a determinati tipi di droghe che non vengono nemmeno percepite come tali dal punto di vista del disvalore del fatto. Io temo che la minaccia della sanzione non riesca a raggiungere il suo obiettivo. Grazie professor Mezzetti. Dottor Costa, prego. Professor Mezzetti, Brevemente ringrazio silenzi il l'onorevole. microfono. Professor Mezzetti, cortesemente silenzi il microfono, così evitiamo sovrapposizioni. Grazie mille. Prego, dottor Costa. Ringrazio l'onorevole Paolini per la domanda interessante. Ma veda, io vedo il soggetto, io lo vedo sempre attraverso l'ottica internazionale e dei grandi mercati e dei grandi spostamenti di domanda e offerta della droga. Se noi vediamo tutto il ciclo attraverso il quale la droga passa, appunto partendo dall'offerta, partendo da alcuni dei paesi più poveri al mondo, che sono quelli dai quali origina la droga, l'oppio in Afghanistan, per esempio, o la cocaina soprattutto dal Perù, dalla Bolivia,
dalla Colombia e il cannabis dal Marocco. Parte queste sostanze partono da contadini che sono effettivamente tra i sottoprivilegiati nel mondo e arrivano sui nostri mercati consumati di nuovo da giovani, a volte non tanto giovani, ma soprattutto da giovani che sono i marginati delle nostre società. Cioè partono da un elemento di povertà, arrivano e si sono consumate da altri soggetti ugualmente poveri nel ciclo che queste sostanze attraversano, passano nelle mani di gente che fa miliardi, o trafficando oppure nascondendo i proventi della droga. Ho sentito Paolini nella sua domanda, onorevole, nella parte finale, dice: sappiamo che i grandi boss e i banchieri non vanno in galera, ma questo è il vero problema. Bisogna riuscire a spezzare quella catena che va dai poveri che la producono ai poveri che la consumano, colpendo coloro che si arricchiscono nel processo. Purtroppo è l'unico elemento che secondo me funzionerebbe. La galera per il, quando lei ha parlato, le sanzioni penali per i piccoli consumatori, eccetera, non sono la risposta. E dicendo questo io entro nella seconda domanda, quella del Presidente, non sono la risposta, perché effettivamente non si può reprimere soltanto con la galera un crimine che poi è più una protesta, un pianto, un momento di sgomento da parte dello piccolo spacciatore che è anche, come è stato detto, un consumatore. Ma focalizzando l'attenzione un attimo sulla domanda del Presidente, il Presidente lei ha anche fatto riferimento al tabacco. Quello che io trovo strano in questo dibattito, non oggi ma in generale, il dibattito sulla legalizzazione del cannabis leggero, non leggero, eccetera, è il fatto che in un'epoca nella quale l'umanità sta cercando di fare tutto il possibile per praticamente bandire il tabacco, non lo si può più fumare in giro, le tasse sono molto alte, ci sono limitazioni di tutti i modi, praticamente si sta arrivando a colpire il tabacco senza avere delle disposizioni internazionali come le convenzioni che invece bandiscono la droga. Si sta cercando di fare di tutto per bandire il tabacco e si vuole legalizzare invece prodotti che hanno la capacità di diventare ugualmente pericolosi, se non più dannosi. E parlo anche del cannabis, che è vero, all'inizio aveva una percentuale di tossicità del 2-3%, ma ora siamo arrivati al 30, al 40, al 50, e purtroppo i consumatori vogliono le percentuali più alte, non le percentuali più basse. E quindi stiamo parlando non di cannabis leggero, stiamo parlando di marijuana che fa altrettanto danno quanto il tabacco, sulla base del tipo di assunzione che uno prende. Tutto quello che volevo dire l'ho detto, signor Presidente, grazie. Bene, perché non ho capito. Grazie al professor Mezzetti, grazie al dottor Costa per il loro intervento, sicuramente utile per il proseguo dei nostri lavori. Vi ringrazio, mi auguro di poter avere di nuovo occasione di sentire le vostre opinioni in merito ad argomenti che verranno trattati qua in commissione da noi. Arrivederci, dichiaro chiusa la seduta. Grazie Presidente, arrivederci e buon lavoro a tutti e buon Natale. Grazie. Per quello che si può. Grazie. Arrivederci Presidente, grazie a tutti voi, grazie Mazzetti. Altrettanto a tutti. Arrivederci Costa, buon Natale anche a lei. Commissione di Giustizia, auguri di buon Natale, arrivederci.